governo Draghi ha immediatamente avviato una indagine conoscitiva finalizzata alla determinazione delle linee guida per la riforma del sistema tributario italiano. È un fatto davvero importante perché vi è una promessa che appare concreta di determinare una riforma del nostro complesso e tanto vituperato sistema tributario che tanti grattacapi dà ai contribuenti. Si vorrebbe un sistema tributario migliore. Certo, sulla parola migliore siamo tutti d'accordo. Chi non vorrebbe un sistema tributario migliore? Certamente il sistema tributario è da migliorare sotto il profilo della complessità. Certamente il sistema tributario è da migliorare sotto il profilo della onerosità. Il sistema tributario italiano è complesso, è eccessivamente complesso ed è certamente eccessivamente gravoso, oneroso per i contribuenti. Fin qui tutti d'accordo, ma quali dovranno essere le linee guida? Il governo sta ascoltando, il Parlamento altresì sta ascoltando. Sono state avviate appunto delle indagini, delle audizioni di esperti presso il Parlamento, presso la Camera e presso il Senato per istruire la riforma tributaria. Oggi abbiamo un sistema progressivo, abbiamo un sistema in cui infatti le aliquote dell'IRPEF, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentano al variare all'aumento della base imponibile. Quindi non abbiamo un'aliquota unica, non so, 10, 20, 30. L'aliquota unica l'abbiamo nell'IVA, l'IVA è il 22, è sempre il 22 pago a prescindere dal prezzo. Sia che compri un oggetto da 10 euro, sia che compri un oggetto da 1.000, 10.000 o 100.000 euro, l'aliquota è sempre il 22, quindi io pagherò sempre il 22%, cioè esattamente un'imposta proporzionale alla somma di denaro che spendo per comprare quel bene. Invece l'IRPEF è progressiva, quindi l'imposta aumenta non proporzionalmente, ma aumenta più che proporzionalmente. Ora, se è vero che noi dobbiamo avere un sistema progressivo, quando noi sentiamo esponenti politici che dicono vogliamo che la riforma del sistema tributario sia una riforma di tipo progressivo, beh, è come dire di che colore è il cavallo bianco di Napoleone. Il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività e questo ce lo impone la Carta Costituzionale, l'articolo 53, ripeto, comma 2 della Costituzione. Ma se è vero ed è indiscutibile che il sistema debba essere caratterizzato da criteri di progressività, allora dove sta la linea di demarcazione? Dove sta la scelta politica? Non posso scegliere ciò che è obbligatorio. Se io sono obbligato dalla Costituzione ad avere un sistema progressivo, non posso dire io voglio un sistema progressivo, perché se dico così non ho detto assolutamente nulla, ho detto quello che è obbligatorio fare in base alla Costituzione. Allora dove sta il punto? Su cosa dovrebbe orientarsi il dibattito pubblico? Dovrebbe orientarsi, a mio sommesso avviso, su che tipo di progressività, quanta progressività dobbiamo avere. Vogliamo un sistema marcatamente progressivo o vogliamo un sistema scarsamente progressivo? Questo è il tema vero, non voglio la progressività. Chi dice voglio la progressività sostanzialmente non aggiunge nulla al dibattito. Il tema è quanta progressività voglio. Allora, la elevata progressività, attenzione perché anche su questo si innesca una possibile demagogia. La elevata progressività in Italia noi l'abbiamo? Sì, no, forse. In realtà in Italia abbiamo una elevata progressività sulle fasce medie, perché superata una certa soglia di reddito, l'aliquota rimane pari al 43%, quindi chi ha sostanzialmente redditi molto elevati non subisce davvero un'imposizione di tipo progressivo, perché una volta che si raggiunge l'aliquota massima pari al 43% e questa la si raggiunge a livelli di reddito alti ma non altissimi, in realtà tutti, come dire, i ricchi e i super ricchi mantengono sempre una imposizione pari al 43%, e soltanto la prima parte della loro ricchezza è assoggettata a una qualche progressività. Quindi noi oggi abbiamo un sistema tributario che è progressivo, ma nel quale la progressività si concentra soprattutto sulle fasce medie, cioè sulla larga parte della popolazione. Sulle fasce alte, su coloro che hanno redditi molto elevati, abbiamo una progressività quasi azzerata, che si attenua fino a diventare proporzionalità.
Quindi davvero al fine di far comprendere il momento importante che stiamo vivendo e quindi il dibattito sulla riforma del sistema fiscale, che è una riforma che sicuramente che riguarda tutti, perché tutti pagano i tributi, persino il bambino che va a comprare la caramella paga l'IVA indirettamente sulla paghetta che gli può dare il genitore. Vorrei sottolineare l'importanza che da questo tipo di dibattito si espungano posizioni vuote e si prenda con coraggio posizione. Vogliamo un sistema tributario progressivo, il che significa realizzare l'intento della progressività, che è quello di far pagare a chi ha molta capacità contributiva, ha molto reddito, ha molta ricchezza, un'imposta che aumenta più che proporzionalmente, o vogliamo un sistema proporzionale scarsamente progressivo, che è un po' l'idea che si realizza attraverso la cosiddetta flat tax, cioè un'imposta che è basata su una singola aliquota che non varia al variare della base imponibile, non so come l'IVA, 22%, e allora quello è un sistema che addirittura sarebbe non progressivo, nel quale la progressività si ottiene attraverso dei meccanismi di altra natura e non attraverso il gioco delle aliquote. Si tratta della cosiddetta progressività per detrazione, ma ora non vorrei entrare troppo nei tecnicismi. Quello che vorrei dire è attenzione agli slogan, perché questa è una materia scivolosa dove lo slogan può nascondere vuotezza o può nascondere addirittura qualcosa di diverso rispetto a quello che appare.